Eccomi. Eccolo qui, Ciao, ciao Jack, ciao a grandissimo. tutti. Come stai? Perfetto, Bene, di corsa, affannato ma molto bene. questa è una buona notizia che sei di corsa affannato, no? Perché vuol dire che c'hai da fare, vuol dire che ci No, sono sono tante contento, cose. sono contento. Sto tutto il giorno in palestra, sono molto contento, guarda, Dai, se contentissimo pensiamo a proprio. qualche mese fa, Sì, quando infatti. avevi pensieri molto più grandi. Dai, sono contento di vederti in forma e che stai tornando assolutamente alla tua attività piena. Ascoltami un attimo, stavo praticamente facendo una piccolissima introduzione, quindi dicendo che staremo insieme una mezz'oretta. Invito i Sì. partecipanti a fare delle domande perché alla fine, o comunque diciamo durante il percorso, io ti girerò assolutamente le domande delle persone che ci ascoltano. C'è anche il grande Luca Pezzani che ci segue. Comunque ci sono tanti amici e anche tante persone curiose di ascoltare ciò che hai da raccontarci. Allora faccio una piccolissima presentazione per chiarire un po' a tutti con chi stiamo parlando, perché non è da poco. Abbiamo un grande pallavolista, abbiamo un centrale della Powerball di Milano e della nazionale italiana, Matteo Piano, che ha giocato ad Asti. Tu sei originario di Asti, vero? Tu sei Astigiano, sì. originario di Asti. Hai giocato ad Asti, a Piacenza, Città di Castello, a Modena, con cui hai vinto uno scudetto, due Coppa Italia, tre Supercoppe italiane. Con la nazionale hai conquistato un argento e un bronzo europeo, un argento alla Coppa del Mondo, due bronzi World League, mi sembra anche due argenti World Cup, questi, Sì. ok, un argento olimpico a Rio, e questa è la cosa più importante in assoluto, il grande orgoglio che ci avete dato in quell'Olimpiade. Sei alto 2,09 m. Sì. No, Lo sapevi? Ok, se io quindi. dico 2,11 adesso, ogni tanto aumento. 2,11, più bello, 2,11. Sei 2,11. Hai scritto un libro, Io, il centrale e i pensieri laterali, insieme a Cecilia Morini, che è psicologa, giusto? E questo mi lancia perfettamente all'interno del tema della nostra diretta. Perché oggi con te io vorrei partire proprio anche dal momento difficile del tuo infortunio, che non ci nascondiamo, è stato sicuramente un momento tosto della questa tua ultima stagione. Partire da lì e parlare con te dell'importanza che possa avere lavorare su se stessi, sulla propria mente, ok? Cosa voglia dire per un atleta allenarsi a livello mentale? Quindi ti lascio un po' aprire e poi entriamo nel discorso. Va bene, grazie Gian. Allora, credo sia, ne parlavo ieri in un altro contesto, credo sia fondamentale allenarsi a livello mentale. È una parte di noi che conosciamo man mano che cresciamo, man mano che facciamo quello che amiamo fare in tutti i lavori e quindi ci perfezioniamo il nostro modo di stare, di fare. Pallavolo, di relazionarci con noi stessi dentro e fuori dal campo, quindi è importante, tanto quanto può essere importante la parte pratica, tecnico-tattica, fisica della prevenzione di una vita sana. Io credo sia molto importante. Penso anche che ognuno di noi abbia, diciamo, una torta, ognuno di noi ha delle fette di torta. Io magari ho punti di forza maggiori in quella che può essere una fetta piuttosto che un'altra, però quella credo sia una fetta fondamentale della torta, no? Per essere un atleta. C'è sempre un po' il tabù per questo, io era stata l'idea di scrivere un libro che è nata tanti anni, tanti, nel 2015, per scacciare un po' il tabù, sì, perché è un luogo comune. Sicuramente vedere ancora oggi lo psicologo come forse fatto vai dallo psicologo perché è un attenzione, io sono 2 giorni che giro, quindi sono brutte. Sì, ci penso, non me ne frega un tubo sinceramente cosa pensa la gente vedendomi girare in ciabatte. Io so che ho una vescica grossa Certo. così dietro il tallone, se dovesse perché, cioè all'inizio sì, sono uscito di casa con altre queste ciabatte, ho detto, pensa. Poi dopo ho detto, ma lo so io perché esco in ciabatte. Sì, serve a me benissimo. È la stessa cosa dello psicologo. Ah, vai da uno psicologo. Quando sei tu il primo a smettere di giudicarti nel primo momento, perché sai che è una cosa che fai per te stesso, cade il tabù. E bisogna farlo cadere a chi ce l'ha ancora. Bravissimo.
Molto vero, guarda, io sposo in pieno questa cosa, intanto perché anche quando giocavo per me era talmente importante la parte mentale che cercavo sempre, perché mi conoscevo, no? Sapevo che comunque quella lì poteva essere una parte, un mio punto debole, ok? E quindi ci lavoravo sopra. Ma anche dopo, per esempio, l'esperienza della malattia, per me è stato fondamentale farmi aiutare da qualcuno a mettere in ordine alcuni pensieri, perché comunque non è facile, soprattutto dopo momenti molto, molto traumatici, riuscire a mantenere la concentrazione o comunque la testa sulle spalle in alcuni momenti. Infatti tu sei stato l'esempio quando sei poi andato a vincere uno scudetto, io me lo ricordo, perché ero giovane, giovane in nazionale a Cavalese, lo guardavo in TV, cioè nel senso lì, grande. Io che lo guardo da fuori, vedo un lavoro che è anche quello, cioè se non ci fosse stato dico wow, però non sarebbe un esempio tangibile, secondo me, il tuo è un esempio tangibile, cioè bello, perché sicuramente c'è stato del lavoro. Io ti ringrazio. Sì, guarda, veramente, ce n'è stato tanto. E ti dico sì. Ah, scusami. Cioè io posso toccarlo se volessi seguirlo. Se è un caso non lo posso toccare. Assolutamente sì. Tu mi senti bene perché ogni tanto ti perdo. Sì, no, avevo messo delle sveglie per essere puntuale. Mi ha suonato e l'ho staccata. Ok. Per quello. Ascolta, ti volevo chiedere una cosa, quindi un altro tabù da sfatare è ormai sfatato secondo me da un bel pezzo, ma comunque va su cui bisogna lottare tutti i giorni, è il fatto che per forza una persona per essere un leader, per essere un vincente, per avere successo, non debba avere delle debolezze. Invece, molto probabilmente stiamo sempre più vedendo quanto la fragilità di alcune persone possa essere una grandissima risorsa, possa essere veramente una forza, o comunque si può partire da alcune fragilità per poi migliorare, crescere e far diventare quelle fragilità anche dei punti di forza. Oppure più ti conosci e più le ammetti queste fragilità, più è facile poi, come si dice, lavorare per prevenire gli effetti di quelle fragilità. Io mi ricordo che quando giocavo ero comunque un giocatore emotivo, sapevo che alcune cose mi potevano inficiare la mia prestazione, per cui io mi proteggevo da certe cose. Che ne so, c'era un compagno che aveva un atteggiamento che mi indisponeva, o c'era un osservatore, un giornalista particolarmente critico che mi veniva a vedere, cercavo di evitare il suo sguardo all'inizio, mi proteggevo. Poi mano a mano, crescendo e diventando sempre più consapevole, è diventato più facile gestire anche quelle cose. Però non l'ho mai fatto finta di non avere quelle fragilità. Quanto è importante, cioè, quali sono le fragilità secondo te che danno forza? Le proprie. Ognuno ha le sue. È la propria fragilità, è sapere quali sono i tuoi punti vulnerabili, la tua vulnerabilità è scoprire le cose che ti toccano, quelle corde che non sono felicissime, quindi io sono molto sensibile e posso essere molto più sensibile su una cosa rispetto ad un'altra. Certo. Allo stesso tempo la mia forza è anche, cioè io l'ho imparato, io sono così, ognuno scopre se stesso, è stato il fatto che non ho molta paura di mostrare le cose dove ho paura. Anche se le nascondo poi molto nel percorso. All'inizio le mostro, però sì, forse tendo tanto a nascondere tanto. Non ho paura di arrabbiarmi, di piangere, di dire le cose che mi fanno star male. Ognuno ha le sue, è anche bello capire, no? Le proprie fragilità. Io sono forte, mi sento forte, e allo stesso tempo mi sento fragile, cioè sono certo. Un uomo fragile, un uomo forte con delle fragilità, bellissimo. Cioè sarebbe un po', non ci sarebbe un buon bilanciamento, credo. Ma senza giudicare, sono contento se qualcuno è forte e non ha fragilità, sono contento per lui. Beato lui. Sì. Beato lui. Non ti dico che bisogna averle per forza. No, però secondo me sono anche sicuramente un grande punto di partenza per migliorarsi, perché
cioè più che altro vederle, no? È molto difficile che uno non ne abbia proprio. Secondo me quando ce le hai, io per esempio mi sono reso conto che la mia sensibilità è aumentata in maniera esponenziale dopo essere diventato papà. Ok, certe cose prima non mi colpivano così tanto, no? Da quando ho avuto una bambina, poi è cresciuta, abbiamo passato anche delle situazioni, sai, ti rendi conto che hai che dentro di te scattano alcune cose differenti, e se tu le cominci a riconoscere e le valorizzi, diventano qualcosa anche per cui lottare, no? Sì. Sì, okay. Sì, assolutamente. Beh, è bello anche quello che dici tu della di tua figlia, è una cosa molto bella secondo me, anche capire i momenti, ricordarsi, cioè le emozioni durano un attimo, tu ricordo non è più emozione, è una cosa che comunque costruiamo nella nostra mente, che sicuramente parte da quell'emozione lì, però cambia anche, sì, anche crescendo, cambia col tempo, avere dei ricordi legati alle emozioni credo sia un bel modo di mettere le emozioni in alcuni cassetti, anche se poi non è la stessa cosa. Però è la cosa che ci avvicina di più per contenerle. Benissimo. Ascoltami, mi interessa il fatto che tu comunque, essendo molto attento a queste cose, hai iniziato un percorso, magari mi racconti anche da quando hai iniziato questo percorso con cui lavorando con una psicologa, con lo psicology, e soprattutto anche leggendo, conoscendoti, ma quindi... se vogliamo parlare alle persone che ci stanno ascoltando su come fare per conoscersi meglio, il tuo percorso, il tuo modo, il tuo stile che stai sperimentando, qual è? Il mio era stato che, beh, sicuramente è caratteriale, quindi io credo di aver avuto, di essere predisposto a un'apertura di questo tipo. Dai gusti proprio, sicuramente sono sempre stato più affascinato a materie umanistiche rispetto a scientifiche, quindi anche forse il mio modo di vedere, di crescere, di interessi era propenso a quello, forse la mia famiglia, il carattere anche di mia mamma o di altri familiari mi ha portato forse a farmi un certo tipo di domande e forse a non avere paura quando queste domande sono diventate domande scomode, perché comunque certo, è scomodo. Tante volte siamo bravi a nascondere mai un pochino la polvere sotto il tappeto, no? Puoi farlo una, due, tre volte, quattro, e poi puoi andare avanti assolutamente così. Dipende, se la nascondi quattro volte, quando hai la forza di sollevare il tappeto c'è tanta polvere. Quello è scomodo, trovarne tanta rispetto a trovarne poca. Io la prima volta, guarda, avevo fatto un lavoro, ma ero già a scuola, io a 16 anni, mi ricordo quando organizzavamo la cogestione, io mi occupai di quei temi lì, quindi c'era il counseling piuttosto che la sessuologa, c'era la psicologa, io prendevo sempre tutti questi rami qua, e lo sport, ma per no, piuttosto che fare, insomma, rock, cose del genere, ognuno sceglieva le cose che secondo lui sapeva poi incastrare meglio, coinvolgere meglio le persone. Quindi non ho avuto paura, anche ero molto giovane. La prima volta che ho fatto un bel lavoro era stato quando ero molto lontano da casa, città di Castello. E lì ho detto, avevo delle domande, volevo andarle a porle a qualcun altro che mi potesse dare degli strumenti. Io ho fatto un lavoro molto breve con uno psicologo là. Poi ho iniziato a studiare psicologia dello sport, mi sono analizzato, non analizzato, mi sono preso come esempio nello studio, cioè per esempio dall'ansia di prestazione sportiva piuttosto che all'allenamento, alla routine, agli allenamenti che inizia a visualizzare, e allora ho detto, sento che io posso migliorare molto da quel punto di vista lì, come posso farlo? Affidandomi a un esperto. Certo, bisogna anche essere, insomma, deve a un certo punto una sorta di riconoscere, essere molto bravo e umile a dire che hai bisogno di qualcuno, e io gli ho detto, non mi divertivo più a giocare a pallavolo, pensavo fosse una cosa assurda, fare una cosa, cioè qualsiasi lavoro fai, se ci stai male penso sia un peccato perdere il tempo, la vita è una, io ho 24 anni, non, come quando avevo 16, come adesso, come quando avevo 60, io sono sicuro di certo, pensarla sempre così, non posso sprecare del tempo, e sprecare intendo una cosa che dipende da me. Soprattutto, esatto, male, se puoi scegliere, sì, se puoi scegliere. Io posso risolvere, cavolo, la risolvo, vado a chiedere, ho chiesto aiuto, da lì ho conosciuto Cecilia, città di Castello, abbiamo fatto un percorso, poi anche lì
scusami, mi sto dilungando, però dico un percorso che ha il suo senso, perché ti vai a conoscere. Non è che lavori con lo psicologo tutta la vita, una volta a settimana, come il fisioterapista, come il dentista, un bravo psicologo, una persona brava che ti aiuta, un allenatore bravo, quando riesce anche a darti degli strumenti che poi tu sai, certo, usare, non puoi aver sempre... È portarti all'autonomia. È portarti, sì, l'autonomia, bravo, autonomia. Esatto. L'autonomia. Assolutamente, sono d'accordissimo con te. Tu mi dai gli strumenti in modo che io piano piano sappia riconoscere da solo quelle situazioni e poi le sappia gestire, perché non posso, sennò crei una dipendenza che diventa... E poi io penso anche che, come in tutti anche i rapporti professionali, come quando eravamo agli allenatori, cioè un allenatore ti può dare tanto per un certo periodo, dopodiché gli stimoli a cui vieni sottoposto devono cambiare, perché sennò tu ti senti dire sempre le stesse cose, ripete. Poi non è neanche, noi abbiamo anche, io ho avuto anche la fortuna, e penso che anche tu, perché conosco gli allenatori che hai avuto, alcuni, abbiamo avuto la fortuna di avere allenatori anche che si aggiornano tanto, però è difficile, comunque alla fine la tua personalità, il modo in cui trasmetti le cose, quello in cui credi, più o meno è quello. E io mi ricordo che il cambio di allenatore, il cambio di contesto, ti portava a migliorare, c'è poco da fare, perché comunque sì, arriva una sfida anche nuova. E a proposito di sfide, io ti faccio tornare indietro un pochettino qualche mese fa, perché andiamo in un momento un poco piacevole della tua vita, che però tu hai paragonato anche a questo periodo della pandemia. Io ho visto un'intervista tua dove dicevi questa cosa del coronavirus è come un infortunio di cui non conosci i tempi di recupero. Ok? E secondo me hai detto una cosa giusta, perché comunque okay, i paragoni sono sempre difficili da fare, perché non sono mai completamente... cioè non matchano già mai completamente, però alla fine è vero. Allora, io vorrei parlare del fatto che, cioè, come hai affrontato quella situazione, come la stai affrontando per uscirne adesso che stai sempre meglio, e quanto la mente abbia fatto la differenza in questi momenti, perché la mente fa la differenza, l'abbiamo detto, ma lo fa nei momenti difficili, la fa nei momenti di ripartenza e lo fa anche nei momenti buoni, perché quante volte abbiamo sentito dire uno deve tenere la testa lì quando sta andando bene, perché è molto più facile perdersi quando le cose vanno bene che quando le cose vanno male qualche volta. Sì, ma anche semplicemente per godersela. Cioè, se fai delle cose belle e non riesci a godertele, fai un lavoro a metà, da un certo punto di vista. È quello che è importante quando, come dici, è un cerchio il lavoro della mente. Come dici bene tu. Sì, l'avevo paragonato a questa cosa qua perché avevamo fatto una presentazione del libro, io e Cecilia insieme, e io gliel'avevo detto, in effetti l'avevo anche intervistata per la Gazzetta e parlavamo di questo, che è un po' un infortunio della collettività, dove il punto di forza era che in tanti stavano provando la stessa cosa, perché anche l'infortunio è tuo. Io quest'anno sono stato felicissimo di vivere con i miei compagni, che mi hanno dato tanto con tutta la squadra in questo luogo, è stato bellissimo. In questo bellissimo, potrei dire, è stato difficilissimo. Perché? Perché io sto in mezzo a persone sane che giocano a pallavolo. Esatto. Quindi è difficile. Io adesso che sono da solo ad allenarmi, è difficilissimo perché sono da solo, obiettivi che sono un po' più lontani, perché non ho più la gioia di voler entrare in campo a fine una stagione. Certo. Dall'altra parte è bellissimo essere completamente focalizzato sul mio recupero, è un po' quello il fatto dell'infortunio collettivo. L'altra cosa difficile è il fatto che è un infortunio collettivo dove tu non stai male, si spera. Quindi stare bene, stare a casa, seguire le regole è dura. Io l'ho presa con grande allegria, diciamo, cioè ho cercato anche lì realmente, non è che sono fortunato, no, sono stato io che mi sono messo nell'ottica di non ho fatto dei 2 mesi bellissimi, alti e bassi, come credo in tanti, però io ho fatto i primi 20 giorni, bellissimi. Però perché? Perché io ho vissuto, purtroppo, c'è una sfortuna, tante volte degli infortuni dove sono stato fermo, ma fermo un mese. Completamente, certo. E quindi dici, l'hai già fatto, sì, 20 giorni. Un po' quello, nel senso, quello mi ha dato l'esperienza. Anche sotto 2 settimane a letto col tutore per il ginocchio, farmene 3. Ho notato tutte le persone che non hanno avuto il mio vissuto, la fatica, ma in queste cose qua, ma perché era
difficile, poi gente che magari è abituata per lavoro a stare spesso da sola, sicuramente una cosa che ho imparato e farlo in pandemia è stato diverso. Diciamo che ognuno con la sua esperienza può contaminare l'imprevisto, è quello, è cosa facciamo veramente con quello che capita, che ci rende speciali, no? Oppure abili o meno abili a affrontare una situazione, credo. Questo è molto importante, questo è molto importante secondo me quello che hai detto, perché alla fine ognuno di noi la vive con le proprie risorse. La vive con le proprie risorse e è un po' il nostro compito, quando possibile, il riuscire a vedere o meno anche l'opportunità dentro i problemi, no? Io mi ricordo che, per esempio, quando sono stato malato, io non ho avuto mai un grave infortunio, però ho avuto una grave malattia, e quindi so quello che si può vivere nel momento in cui tu sei fermo, gli altri vanno avanti, no? E soprattutto non sapere neanche se tornerò a fare quello che facevo, cioè, oltre a tutti i problemi connessi che c'erano. Però io mi ricordo che quello che cercavo di fare era comunque continuare un mio processo di miglioramento. Mi dicevo che okay, non mi posso allenare, però posso leggere. Non posso saltare, però posso parlare con qualcuno. No, perché il mio sogno era comunque quello di tornare a giocare. E mi dicevo, ok, ma se torno, magari non sarò più veloce come prima, non salterò più come prima, ma sarò più pronto mentalmente, perché qui sto sperimentando la pazienza, sto sperimentando il fare squadra con persone sconosciute, sto sperimentando la solitudine. Cioè, insomma, sono cose che comunque ti provano, è vero, ma se tu riesci a valorizzarle, ti aiutano. Allora, io andrei a una bella cosa. Dove c'è Mimir che mi scrive che il mio fisio mi sta aspettando. Vedi che aspetti ancora qualche Beh, minuto, dai, sì, abbiamo una ancora decina di tempo. minuti, no, lo Esatto. sanno, praticamente sto vivendo in palestra, Jack, con grande piacere, però diciamo sti tempi belli, belli ferri. Belle tosti. Ascolta, io darei un po' spazio alle domande delle persone che Sì. ci seguono, perché per esempio Luca dice, attenzione, domanda, una cosa che Jack invidia a Teo e una cosa che Teo invidia a Jack. Comincio io. Io da te, o di te, non ho mai giocato con te, però No, abbiamo giocato neanch'io. contro, esatto, e Sì. poi ti ho visto tante volte. Una cosa che ho sempre invidiato era che anche da giovanissimo, ok? Ora sei molto giovane, ma ancora più giovane, quando io giocavo tu eri ancora più giovane, Sì. io ho invidiato proprio la tua serenità nell'affrontare la sfida del professionismo, ok? Del giocare a pallavolo a livello professionistico. A me, io ti ho sempre visto nelle interviste molto sereno. Delle volte io dicevo, ma quasi non sembra che non si renda conto di che livello gioca, perché è molto allegro, molto tranquillo, no? Però te l'ho sempre invidiata, perché poi in realtà vedevo una grande consapevolezza e una concretezza in campo. Oggi mi stai dicendo che ci hai lavorato tanto e sono contento, perché ho detto altrimenti questo era un talento eccezionale. No, ti ringrazio, guarda, ti ringrazio perché è una cosa per cui simpaticamente in questi ultimi anni proprio mi hanno preso in giro un po' di miei amici su questa cosa qua o persone con cui ho lavorato. Credo sia stata la mia fortuna di sempre, che spero non mi abbandoni. Il fatto che forse veramente non mi rendo conto tante volte, però è bellissimo, è il fatto anche di non fermarsi mai. Quando mi fermo crollo, perché crollo emotivamente, se penso a quello che come penso anche tu, no? In questo tu veramente puoi insegnare adesso un ottimo esempio. Quando ti fermi, e se sei, credo, forse come me, come di parte, ti fermi e pensi a quello che hai fatto, che hai passato, hai un crollo emotivo, perché comunque il dolore di alcune cose è presente, è vivo. Sta a te, quando vai sempre avanti, che sei ambizioso, nuove sfide, è un vasetto che non è aperto, poi lo puoi aprire, è utile perché ogni tanto è importante rendersi conto di tutto quello che si è riusciti a fare. Assolutamente sì. Penso che ti capiti, no, Jack? Sì, capita, capita, è vero. Ed è bello, è bello, è bello, è bello. Perché ti dà forza, ti dà sostegno. Ti dà sostegno. Ecco, io questo penso di poter dirvi di te. Io lo ricordo, guarda, come benissimo. La mia memoria è molto strana. Mi ricordo tantissime cose, posso non ricordarmi veramente cosa ho fatto 10 minuti fa. E mi ricordo benissimo che ho questo collegiale a Cavalese e ero contento che voi aveste vinto 3-2 finale Tra due, scudetto, 15-12, sì. 15-12, ero contento, nonostante non ti conoscessi,
Io parlavo recentemente, diciamo, storicamente nella storia sono ignorante, anche loro non è che l'abbia mai guardata tantissimo. Quindi ero ignorante, cioè non è che conoscevo, ma non conoscevo nessun altro, carriera e tutta. Io mi sono sempre appassionato alle storie delle persone, di qualsiasi, uno può essere forte, meno forte, a me frega fino a lì. Se devo studiarlo, ovvio che mi interessa studiare una persona forte, giocare a pallavolo. Se devo seguirlo è diverso, io non guardo la pallavolo se sono nel divano per studiarla, la studio sul computer. Quindi la guardavo con passione ed ero contento perché secondo me, io poi sono un romantico e amo i lieti fini, era bellissimo, era una storia importante, ricca da raccontare. Come l'hai vissuta tu, come è ritornato in campo. Quindi quello credo sia stato... io me la ricordo, quindi ti dico, non ti conoscevo, non eravamo amici, certo, ma però era stato bello, nel senso, nel mio picco sinceramente, giustamente, forse non eravate una squadra, no, quando si è forti non si è simpatici a tutti, poi mi ricordo che eravamo in tantissima, ti fa il Trento, io non è che abbia mai simpatia del Trento, sì, mi sta simpatica, ma mi sta simpatica, certo, la tua storia sicuramente ha influito praticamente nel mio essere molto contento e grato di questa storia. Bene, ti ringrazio tanto. Allora, andiamo avanti, molto veloce, e Laura ci chiede, la grande Laura 32, che tu conosci bene, mi sa, è la nostra collega, apprezzo tantissimo la tua positività. Sì. Sei nato così o ci hai lavorato? Ok, ci ho lavorato perché l'ha detto, questa cosa qui della positività, ormai me la porto a casa. Ci ho lavorato, cioè, è anche un po' naturale. Così. Cioè, mia mamma è così. Mi ha fatto questa bellissima intervista oggi una mia amica, la capitana del basket femminile, Giorgio Settana, che mi parte da questa domanda, io ci ho messo tanto, legata al sorriso. Che non me l'hanno, ma mia mamma è così, è uguale a me. È così, certo. Cioè, ce l'hai nel carattere. Ci sono sei musone. Cioè sì, io ho dei miei amici, Mimì, a cui voglio un bene dell'anima. È un ragazzo che si diverte, molto solare. Però se uno si ferma all'apparenza, magari io sorrido di più, no? Di Mimì, ma non significa che io sia più o meno felice di un'altra persona che, certo, che sorrida. Capisci quello che ho sempre detto anche col detto. Io quindi ando d'accordo, dice lui, ma lui ha un modo di fare delle cose, lui ne ha un altro. Ma magari io poi fuori sono molto più, non viene una parola gentile da dire, cioè, di qualcun altro e non si direbbe perché sorrido, capisci? Cioè, è difficile questa cosa qua. Lavori certo, su certo, quello certo, per affinare. Non vuol dire che sei superficiale, certo. Infatti lei dice, sì, è completa la domanda, che è bellissima, e dice, Laura, quanto di quello che fai fuori dal campo, i mille progetti che hai, perché hai tantissimi progetti, tu sei molto attivo su tante cose, influenza il giocatore che sei in campo? Cioè, tutti questi progetti che tu hai, ti influenzano soltanto negativamente, positivamente, tutti e due, devi stare attento all'equilibrio, ti migliorano, ti accrescono? No, mi migliorano. Io, mio grande allenatore, io ho avuto la fortuna di aver imparato tanto a tutti gli allenatori che ho avuto. Radici a Castello mi insegnò, sì, che io devo stare bene fuori dal campo, cioè lo insegnò a tutti, ed è vero, io fuori dalla palestra devi, è importante che tu, se ce l'hai come carattere, se ti interessa, ti coltivi come uomo, perché poi l'uomo te lo porti in campo, cioè il giocatore non è che posso andare a comprare il pesce, se sono fan bagger sono facilitato, no, però se sono un buon uomo fuori quando vivo, e il mio buon uomo lo posso portare in palestra, essere un buon uomo, una buona persona aiuta in palestra. I tanti interessi aiutano anche in periodi di imprevisto come la pandemia. Mi ha detto la Cecilia, tutti i giocatori, tutti gli atleti che avevano alto, quindi sapevano le loro note, i loro colori, non soltanto nella loro disciplina, l'hanno vissuto sicuramente meglio perché sono adattabili. Quindi io l'ho sempre vissuta la mia come una fortuna. Allora io perché sto bene così. Io ti ringrazio per quello che dici, perché io non sopporto quel pensiero limitato che certe volte hanno alcuni dirigenti o alcuni allenatori che dicono, ah, quelli devono pensare solo alla pallavolo, devono stare solo qua, perché sembra che qualsiasi cosa ti porti via energia. Allora, io non dico che uno debba fare il paracadutismo mentre si sta anche allenando, per l'amor di Dio, certo. Però se tu leggi o porti avanti un bel progetto, che ne so, come fai tu con la web radio, oppure io facevo con la mia associazione, questa cosa ti arricchisce. E io mi ricordo, sai che c'è lo psicologo con cui lavoriamo su tantissimi progetti, che dice sempre che lui le sue squadre le porta a fare volontariato, no? Perché il concetto è, se tu cresci fuori dal campo, cresci anche in campo, no? Perché comunque la condivisione di queste esperienze ti fa migliorare. E dirò l'ultima cosa,
che mi serve anche per lanciare un progetto che stiamo lanciando in questi giorni, Matteo, è che io, per esempio, l'aver coltivato tanti interessi, aver mantenuto una rete più ampia di quella che era soltanto quella legata alla pallavolo, poi mi ha anche permesso di trovare questa nuova strada professionale. Cioè, io oggi sto facendo un lavoro che non avrei mai probabilmente scoperto se fossi stato semplicemente ancorato al network della pallavolo. Certo. Ok, perché io potevo lavorare nel mondo della pallavolo, ma adesso non lavoro più soltanto nel mondo della pallavolo, lavoro col mondo dello sport sempre, ma aziendale, ho un'altra carriera davanti, e questo me l'ha permesso anche la rete e il network che ho, come si dice, che ho cercato di aprirmi, sempre coltivato, sempre. E questa è una cosa che cerchiamo di trasferire anche agli ex sportivi che aderiscono al progetto Next, di Randstad Next, perché gli diciamo, guarda che quello che hai imparato in altri ambiti può essere estremamente valido anche in ambiti che tu per ora non hai ancora valutato, sì. Ok? Perché si può. So che devi andare a fare fisioterapia, ti faccio l'ultima domanda del mitico Tardio, del mitico Paolo Tardio. Ah, l'ho letto prima Paolo, sì sì. L'hai letta Paolo? L'ho letta. Quanto ha influito nel tuo percorso di crescita essere capitano come responsabilità in questi ultimi 3 anni? Cavolo, essere capitano è una bella responsabilità. Sì, io, ma è stata una cosa che ho scoperto, quindi non mi sarei immaginato capitano anni fa. E poi sì, negli ultimi anni, sì, quando mi hanno detto che ero capitano ero contento, ci ho lavorato, l'ho vissuta con un peso non brutto, però all'inizio ero molto concentrato sul cosa fare bene, cosa non facevo bene, il paragone con gli altri capitani. Poi sinceramente man mano che lo facevo ho detto chi se ne frega, cioè, non è che devo essere il miglior capitano del mondo con tutti. Io cerco di fare il mio meglio in quello che credo sia nell'ambiente in cui sono, cercare di dare qualcosa alle persone con cui lavoro tutti i giorni e cercare di prendere qualcosa e anche apprezzare la diversità, che è la cosa che amo di più fare, quindi cercare un filo con tutte le persone con cui lavoro. Quella è stata la cosa che mi ha dato di più, ma anche la responsabilità del campo. Io sono nato a Milano, che da che giocavo con degli enormi campioni, sono passato a una squadra invece che doveva formarsi, quindi è diverso. Sì, mi ha dato tanto anche il fatto di cambiare me stesso, e che potevo farlo, solo non l'avevo mai fatto perché ero in un contesto diverso. È una responsabilità, è un onore che mi sento adesso addosso, ma lo sento bello, cioè sono contento, non... cioè agisco. Sì, lo porti con... è una responsabilità, sì, che porti avanti. Non è una doppia faccia, cioè non è una doppia... Son così, sono capitano, sono contento, viva. Perfetto. Guarda, io ti ringrazio tantissimo del tempo che ci hai dedicato. Abbiamo parlato di investire su se stessi, abbiamo parlato dell'importanza di conoscersi, dell'importanza della diversità, dell'importanza di avere interessi anche che ti fanno crescere al di fuori di quella che è, ti fanno crescere nella tua professione, interessi che sono al di fuori della tua professione anche. Perché poi tutto è complementare, no? Alla fine siamo degli esseri umani e più cresciamo e più miglioriamo nell'impatto con le cose che facciamo. C'era anche mio papà che ci ha seguito, quindi vero, un saluto. No, grande, mio papà. E niente, guarda Matteo, io ti lascio. Ma tu già sei originario dell'Umbria? No, di Ravenna. Ah, di Ravenna, ok. Però vivo in Umbria perché mia moglie è umbra. Ok, perché io sono affezionatissimo, infatti, all'Umbria, sapevo che sei l'Umbria, non ricordavo se tu... Dai, una volta che vieni a Città di Castello, così mi fai conoscere anche la psicologa. C'è il limite che metto a Instagram tutti i giorni, così almeno metto mezz'ora, adesso ho fatto mezz'ora con te nella porta e mi blocca. No, dicevo che quando viene Città di Castello ci incontriamo, così mi fai conoscere anche la psicologa. Sì, volentieri. Ok, guarda, ti stanno salutando tutti, ti hanno fatto un sacco di complimenti, quindi io te li giro velocemente. Grazie, sono onorato e saluto tutti molto, veramente. Vai a allenarti. Grazie ancora. Grazie Jack, grazie a tutti, grazie a Milano e a Randstad. Grazie a voi. Ciao. Ciao ragazzi, ciao Jack.